Matteo, due promozioni, è arrivato il momento di tornare a giocare in Serie B. Sì, sono stati 2 anni bellissimi comunque, in due piazze molto molto calde, 2 piazze bellissime, che con tanti ricordi, però comunque cose passate e si pensa a un'altra nuova avventura, magari fare qualcosa di bello pure. C'è un comune denominatore con i tuoi compagni, i nuovi compagni, il fatto che avete tutti l'entusiasmo di chi è arrivato in Serie B e vuole giocare alla grande in questa categoria. Ma conoscevo già qualcuno, ma comunque ho visto che è un gruppo con tanti ragazzi per bene, ragazzi che hanno voglia di fare, ragazzi che si stanno mettendo a disposizione per l'entusiasmo che hanno. Io penso che anche i ragazzi di Lega Pro che vanno in Serie B per me possono fare anche la differenza. Il nome di Piazza è stato associato più volte al Cosenza, l'abbiamo incontrato da avversario. Ricordo una volta eri appoggiato allo spogliatoio del Cosenza alla porta e parlavi con i giocatori che conoscevi di quello spogliatoio. Era come un segno del destino quasi, che prima o poi avresti varcato quella soglia. Ma comunque è una piazza comunque che non si può rifiutare, perché comunque come altre piazze che sono stato, sia Foggia che Lecce, comunque è una bella piazza. E mi ricordo in Serie D quando il mister Occhiuzzi giocava a Vittoria, vedere lo stadio pieno per me è stata un'emozione, avevo 16 anni. Poi parlando con qualche calciatore, qualche ragazzo che è di Cosenza, mi parla sempre bene, allora ho accettato subito. Ma Matteo Di Piazza farà di tutto per farsi voler bene soprattutto da questa gente, soprattutto metterà l'impegno come ha fatto gli altri anni. Sono più maturo, ho 30 anni, ma ho voglia di rivincite e sicuramente ho voglia di dimostrare che in B sono all'altezza. No, mister lo conoscevo dal nome, comunque dalle categorie che ha fatto, giudico il lavoro alla grande, ci stiamo mettendo a disposizione del mister. E i giorni passano e dobbiamo lavorare. Ma io mi metto a disposizione del mister, quello sicuramente. A Foggia sono arrivato come prima punta, ma ho fatto l'esterno. Poi sono delle dinamiche comunque che deve fare il mister, ma sicuramente mi metterò a disposizione. Poi il mister, se c'è la possibilità, lo faccio. Niente, i giorni passavano, ma non sono stato riscattato, come sapete. Sono ritornato a Foggia parlando un po' col direttore Trinchera, mi ha fatto qualche battuta, gli ho detto accetto subito. Questa è stata la cosa e subito si è fatta. Io sono sincero, non vedo l'ora di finire l'allenamento per andare da mia figlia e mia moglie, soprattutto da mia figlia perché giustamente è una forza in più che mi può dare, anche mia moglie che arriva a casa magari mi fa trovare tutte cose sistemate, è una cosa molto bella, no? E secondo me quella è la forza di un giocatore in più. Secondo me è anche l'entusiasmo dei ragazzi perché li vedo sempre parlare. Si parlava di mercato, di altre squadre che prendono questo e quell'altro, quell'altro e quell'altro. Guarda, secondo me i ragazzi hanno voglia di fare come io ho voglia di fare. Ci sono tanti ragazzi che hanno 30 anni, 28 anni, ma hanno tutti voglia di fare e secondo me questo è un gruppo che può fare.